Salve a tutti, bentrovati e ben arrivato anche all'avvocato Simone Liprandi. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, per il secondo invito. Esatto, siamo al secondo incontro. Diciamo buongiorno, ma sappiamo che nel nostro corso online ci si collega in qualsiasi orario, quindi magari buonanotte per qualcuno al termine della lezione. Ringrazio l'avvocato per aver accettato questo ulteriore nostro invito a seguito della precedente lezione che ha tenuto sul diritto d'autore e insieme proprio abbiamo convenuto il fatto che mancasse questa parte che vedete già dal titolo, cioè le licenze Creative Commons e i contenuti aperti nella scuola, perché sicuramente è un tema molto importante, che va affrontato e che quindi ho veramente il piacere di seguire insieme a voi, perché ecco, ripeto, uno dei passaggi chiave, soprattutto molto attuale, nel campo dell'utilizzo, delle licenze, nella scuola. Quindi ecco, cercheremo di capire insieme come utilizzarle, che cosa sono, che diritti ci sono nel fare una licenza Creative Commons, come anche inserire i marchi di licenza, le varie tipologie di licenze Creative Commons. Insomma, di questo ce ne parlerà sicuramente bene l'avvocato Liprandi, che come sapete è esperto proprio di questo settore e che abbiamo proprio il piacere di ascoltare in queste che sono in realtà, avvocato, avrà visto nel nostro corso ci sono più video interviste. In questo caso devo dire che lei ha il privilegio di fare invece delle video lezioni proprio, cioè mi sembra che sia questo qui ormai il metodo e la strada che abbiamo intrapreso, di cui sono molto contento perché in effetti per questo campo qua c'è poco da forse intervistare da parte mia e più forse da illustrarci da parte sua. Quindi la Ottimo. ringrazio per anche questa modalità perché sicuramente è molto apprezzata dai nostri animatori digitali. Allora, le lascio la Bene, parola. grazie, proseguo. Diciamo che ho abbastanza il polso dell'argomento e di come possa essere declinato in una video lezione abbastanza, diciamo, sintetica come questa, quindi provo ad andare a seguire il mio canovaccio, poi magari anche nel mentre, se c'è qualche curiosità, qualche intervento da fare, lo facciamo volentieri, però credo che più o meno queste 12-15 slide che ho preparato risponderanno ai principali dubbi che incontro tutte le volte che faccio formazione nell'ambito appunto della scuola, in generale del settore cultura, cioè tutto il settore in cui vengono creati contenuti e diffusi contenuti creativi. Il tema delle licenze open, ovviamente quello a me è più caro perché è da lì che ho iniziato la mia attività di divulgatore e quindi sicuramente è una lezione che tengo anche con una certa emozione, con un certo piacere. Allora, il titolo è abbastanza evidente, abbastanza eloquente: licenze Creative Commons e i contenuti aperti nella scuola. Il logo che vedete in questa prima slide è proprio quello delle licenze Creative Commons. Una premessa importante: noi parliamo di licenze Creative Commons perché sono ovviamente quelle più note, più diffuse. In realtà tutti i ragionamenti che facciamo oggi valgono in generale per le licenze open, visto che non sono le uniche disponibili le Creative Commons, ce ne sono anche altre. E quindi più o meno i ragionamenti che facciamo oggi, che sono ad un livello introduttivo di inquadramento generale, valgono per tutte le licenze open. Però, essendo queste le più note, utilizzeremo le Creative Commons come esempio principale per spiegare appunto i meccanismi di funzionamento dell'open licensing. Come al solito, ovviamente più o meno ci siamo già conosciuti, la gente che arriva a questo corso ha già visto altre mie cose, però giusto per lasciare qualche segno per i primi arrivati, per i nuovi arrivati, questi sono i miei riferimenti in rete, potete andare a dare un'occhiata di cosa mi occupo, più che altro perché nel blog ci sono con aggiornamento abbastanza frequente, più o meno uno o due post a settimana, trovate un bel po' di cose che possono interessare tra articoli, eventi e spunti di riflessione e di approfondimento. E i miei contenuti, vabbè, ecco, scusate, oltre al web in senso proprio ci sono anche i social.
e vi invito a seguirmi, cioè non tanto per ingrassare il mio ego, ma più che altro perché appunto è sui social che faccio buona parte della mia attività di divulgazione e diffondo eventi, contenuti, articoli, link interessanti su questi argomenti. Quindi su Twitter o sulla pagina Facebook avete modo di rimanere aggiornati e di commentare anche le cose che io giorno per giorno propongo. Mi scusi, avvocato. Sì. No, aggiungo una cosa, mi fa piacere queste sue indicazioni, perché effettivamente poi tutti gli animatori digitali hanno un incarico che dal 2016 ha per 3 anni, e quindi avere un costante aggiornamento, al di là della lezione di oggi che è stata registrata a giugno 2016, avere, ecco, nel futuro un riferimento per aggiornamenti, integrazioni e quant'altro è sempre un'ottima cosa. Quindi Esatto. invito tutti quanti a seguirla nel blog. Ok, grazie mille. Allora, dicevo, oltre a questi spunti, queste pillole che io, gocce che butto nell'oceano di internet giorno per giorno attraverso i miei canali social, attraverso il blog, ci sono i contenuti invece un pochettino più, solidi, più duri, perché sono anche pubblicati su carta, in quel senso, cioè il mio libro Capire il copyright, di cui avete già sentito parlare nella lezione precedente, perché è stata appunto la fonte principale della lezione precedente, quella introduttiva sul diritto d'autore. Ma soprattutto per la lezione di oggi, l'altro libro, il manuale sulle licenze Creative Commons, quindi Creative Commons Manuale Operativo, è stato il primo manuale, il primo vero e proprio manuale al mondo su queste licenze. La sua prima edizione è arrivata nel 2008, poi è stato rieditato nel 2003 per la versione italiana, ma nel frattempo sono uscite anche una versione inglese, una versione spagnola e, udite udite, a mia insaputa anche una versione in lingua araba. Cioè, l'anno scorso, no, scusate, a fine 2014, ho ricevuto un tweet da un'associazione culturale, degli Emirati Arabi, se ricordo bene, che mi segnalava di aver realizzato la traduzione in lingua araba. Quindi questo lo dico non tanto anche qua per farmi, bello di questa cosa, ma più che altro per dimostrare la potenza delle licenze Creative Commons. Cioè, questo libro, oltre a parlare delle licenze Creative Commons, è rilasciato sotto licenza Creative Commons e questo ha permesso che senza alcuno sforzo da parte mia e senza che io mi dovessi attivare attraverso case editrici o agenzie che si occupano di traduzioni, mi ritrovassi, una mia opera tradotta in una delle più parlate lingue al mondo, delle lingue più parlate al mondo, che è l'arabo, una lingua che però io non avrei probabilmente mai preso in considerazione, nel senso che nella mia fantasia la prossima traduzione sarebbe stata probabilmente in francese o forse in tedesco, e invece mi sono trovato una traduzione in lingua araba fatta grazie alla potenza delle licenze Creative Commons. La licenza da me applicata è una licenza che consente anche la modifica, quindi anche la traduzione, e anche a scopo commerciale, dopo lo vedremo meglio. E quindi ecco l'esito di questa mia scelta. Ripeto che anche queste slide e anche questo video lezione poi sono rilasciate con licenza Creative Commons, perché questo è un po' il mio approccio, cioè cerco di rimanere coerente più o meno con quello che vengo a raccontarvi. E quindi anche questa lezione sarà sotto licenza Creative Commons, quindi anche da questa lezione potrete trarre opere derivate, farne, non so, utilizzarla per altri tipi di utilizzi per cui non è stata magari pensata in origine. Ok, quindi questo primo esempio per farvi entrare subito in medias res e capire cosa significa, cosa comporta utilizzare licenze Creative Commons. Ok, quindi questi sono poi gli approfondimenti, diciamo i manuali, i riferimenti principali per chi volesse approfondire e finalmente entriamo nella materia, nell'affrontare teoricamente la materia. Quindi qualche premessa, in realtà la premessa generale è la lezione precedente, quindi invito chi volesse effettivamente capire al meglio le cose che raccontiamo in questa video lezione, di comunque vedere anche e guardare anche bene la lezione precedente, quella introduttiva sul diritto d'autore nella scuola, perché avere chiari i meccanismi del diritto d'autore ci aiuta a capire appieno i meccanismi invece delle licenze Creative Commons. Perché? Perché come vi spiegherò dopo, le licenze Creative Commons altro non sono che comunque delle licenze di diritto d'autore, e quindi se non capiamo come funziona generalmente il diritto d'autore, può essere che poi troviamo difficoltà a comprendere le licenze open in generale, e nello specifico le licenze Creative Commons. Quindi una premessa è ancora una slide che ho già utilizzato nell'altra presentazione, nell'altra lezione. Quindi ricordiamoci questo principio generale, per cui di default
tutto ciò che troviamo, che non è stato creato da noi, ovviamente è stato creato da qualcun altro, e quindi questo qualcun altro ha un copyright su questi contenuti. Abbiamo spiegato nella lezione precedente che il diritto d'autore si acquisisce per una sorta di automatismo. Con la semplice creazione dell'opera, l'autore diventa titolare di tutti i diritti. Quindi questo comporta che, appunto, se troviamo qualcosa in rete, anche se non c'è indicato l'autore, anche se non c'è indicata un disclaimer che ci redarguisce dal farne utilizzi, che ci vieta e ci dice che tutti i diritti sono riservati, anche in mancanza di questa dicitura, noi dobbiamo comunque, per una questione di prudenza, trattare quel contenuto come se fosse sotto copyright. Perché? Perché prima o poi il titolare dei diritti d'autore su quell'opera potrebbe venirci a chiedere conto degli utilizzi che abbiamo fatto. Quindi la regola sostanzialmente è che è tutto sotto copyright, a meno che abbiamo qualche certezza, qualche elemento che ci fa pensare che non sia così. Quindi la regola è tutto sotto copyright, l'eccezione è che ci siano casi di libero utilizzo. Come vedete, sempre nella parte sinistra del grafico, della slide, si parla di scadenza dei termini. Perché? Perché, come abbiamo spiegato anche lì l'altra volta, per fortuna il copyright non è eterno, prima o poi un'opera cade in pubblico dominio, quindi diventa libera da qualsiasi vincolo, però affinché questo succeda dobbiamo essere sicuri che siano scaduti i termini di tutti i diritti, e questi termini a volte non sono così facili da calcolare, perché i diritti in gioco sono molti: ci sono i diritti d'autore, ma ci sono anche i diritti connessi, ad esempio, poi bisogna avere chiaro quali sono tutti gli autori di un'opera, e quindi questo fa sì che il pubblico dominio non sia sempre così facile da verificare. Dall'altra parte, come abbiamo visto, c'è tutto il caso, appunto, delle eccezioni al diritto d'autore, cioè tutti quei casi in cui, pur essendo un'opera sotto copyright, quindi pur non essendo ancora scaduti i termini per la sua caduta nel pubblico dominio, la legge prevede che ci siano alcuni margini di libertà, cioè l'autore, scusate, l'utilizzatore può avere comunque alcune zone franche in cui il diritto d'autore non arriva, perché ci sono degli interessi più importanti a tutelare, e quindi viene, diciamo, speso un occhio maggiore, un'attenzione maggiore per gli utilizzatori e non più per i titolari dei diritti. Questi sono alcuni casi chiamati, appunto, eccezione al diritto d'autore, o nella vecchia edizione libere utilizzazioni, che nella legge italiana sono specificate dagli articoli 65 in poi e seguenti, e anche lì ne abbiamo già parlato, e forse è il caso di fare un approfondimento più avanti, o quantomeno segnalo a chi volesse conoscerli meglio di andare a leggere nella legge sul diritto d'autore, la numero 633 del 41, gli articoli da 65 seguenti, per vedere quali sono i vari casi in cui la legge prevede un libero utilizzo. Quello di cui ci occupiamo oggi, però, è l'ultima parte a destra di questo schema, di questa slide, che è la parte in cui è il titolare dei diritti a concederci la libertà di utilizzo. Quindi è un caso eccezionale che ci viene concesso per scelta del titolare dei diritti. E come fa questo titolare dei diritti a concederci il libero utilizzo della sua opera? Attraverso l'applicazione di una licenza d'uso. Ok, quindi si parla molto adesso, scusate, rimango ancora su questa slide per farvi vedere, per farvi, diciamo, riflettere sul login che ho utilizzato, no? Qua ho utilizzato, come dicevo prima, il logo delle CC perché è quello più rappresentativo, però in generale il libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti è il fenomeno genericamente chiamato dell'open licensing, delle licenze open, dei contenuti aperti. Nel mondo della scuola vengono chiamati open educational resources, cioè risorse didattiche aperte, sarebbe contenuti didattici aperti, e quindi ci chiediamo come fa una closed educational resource a diventare una open educational resource. Cioè, visto che abbiamo spiegato che secondo il diritto d'autore ciò che nasce, diciamo, un'opera creativa che nasce per lo spunto creativo di un autore diventa automaticamente suo diritto esclusivo, cioè diventa un'opera tutelata dal diritto d'autore in capo a questo soggetto creativo, all'autore, come fa l'autore a trasformare la sua creazione da closed a open? Cioè, visto che il diritto d'autore è closed by default, come fa a diventare ciò che nasce closed, un'opera open, un'opera sotto, diciamo, diffusa in un regime open?
Lo si fa con appunto l'applicazione di una licenza open e in questo caso appunto ho ancora utilizzato il logo di Creative Commons in quanto logo di maggior richiamo, però l'open licensing è esattamente questo fenomeno, cioè lo strumento, la licenza open è lo strumento giuridico che permette a un contenuto che di per sé nasce chiuso, tutelato dal diritto d'autore e dal copyright, invece di diventare un contenuto aperto e quindi con una certa libertà di utilizzo. Di preciso che cos'è una licenza d'uso? Cerchiamo di mettere a fuoco questo concetto essenziale perché se no anche qua ci perdiamo facilmente. Allora, una licenza d'uso è un documento che il titolare dei diritti d'autore allega alla sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo. È un documento, come vedete, che basandosi sul diritto d'autore e muovendosi quindi entro i suoi confini, da un lato definisce quali sono gli usi che si possono fare dell'opera, dall'altro stabilisce quali condizioni devono rispettare gli utilizzatori dell'opera. È un documento in cui più o meno tutti siamo incappati e probabilmente lo facciamo sempre più spesso. Pensate ad esempio tutte le volte che scarichiamo un'app, un'applicazione per il nostro smartphone. In tutti quei casi ci viene sottoposta la famosa licenza d'uso. È quel classico documento che noi accettiamo senza aver mai letto, senza aver mai letto, diciamo, nel dettaglio o leggendo solamente le prime righe. Ecco, quella è la licenza d'uso, è il documento con cui viene distribuita l'opera e con cui il titolare dei diritti ci sta dicendo più o meno quali sono i limiti a cui ci dobbiamo, attenere. E quello che ho specificato qua in rosso è che appunto è un documento che si basa sul diritto d'autore, quindi il titolare dei diritti applica una licenza d'uso proprio perché è titolare di un copyright sulla sua opera. Per questo che è importante capire che anche le licenze open, che comunque stabiliscono una libertà di utilizzo sulle nostre opere, sono comunque dei documenti che si basano sul diritto d'autore. È quindi molto abbastanza sbagliato pensare che le licenze Creative Commons e in generale le licenze open siano una forma di rifiuto di alternativa al diritto d'autore, perché sono comunque dei documenti che si basano fortemente sui principi del diritto d'autore. Quindi, attraverso l'applicazione della licenza, il titolare dei diritti ne regolamenta le modalità di diffusione e di utilizzo. Poi, a seconda di come questa licenza si comporta e a seconda di come è stata scritta, vedremo che abbiamo a che fare con una licenza open o con una licenza non open, con una licenza proprietaria. Il senso dell'open licensing, faccio due domande per capire il senso, cioè del perché si sono escogitati, è stato escogitato questo meccanismo, questo strumento appunto delle licenze open. Allora, la prima domanda, ma se l'obiettivo è lasciare che la mia opera circoli liberamente, perché devo applicare una licenza? Non basta diffonderla e non dire nulla riguardo al copyright? Ecco, in realtà abbiamo già risposto a questa domanda e soprattutto se avete seguito la lezione precedente capirete che è una domanda un po' stupidella, permettetemi, perché effettivamente l'abbiamo spiegato, il copyright si applica di default e in automatico ad un'opera che ha quei minimi requisiti di creatività. E quindi se non diciamo nulla sulla nostra opera, non stiamo dicendo che è libera, in realtà stiamo dicendo esattamente il contrario, perché? Perché chiunque dovesse trovarsi di fronte alla nostra opera dovrebbe trattarla come se fosse all rights reserved, cioè tutti i diritti riservati. Quindi se vogliamo liberarla, dobbiamo fare il contrario, cioè dobbiamo dire che la nostra opera è invece fuori dai vincoli del copyright e quindi questo si può fare attraverso una licenza open. Altra domanda, questa è un pochettino più sottile, cioè ma se l'obiettivo è lasciare che la mia opera circoli liberamente, perché dovrei applicare una licenza? Non basta rilasciarla in pubblico dominio rinunciando a tutti i diritti? Sì, questa è un'ottima domanda, però in realtà quando è nato il fenomeno dell'open licensing, questo fenomeno è nato nel mondo informatico, se avete presente un po' del mondo open source, delle licenze di software libero negli anni 80, è lì, è in questo settore che è nato che sono nate le prime licenze open. In quel settore il rilascio in pubblico dominio in realtà poteva essere controproducente, perché lasciando un'opera in pubblico dominio vuol dire che tutti possono appropriarsene e tutti possono anche, fra virgolette, chiudere il codice sorgente nel caso di software libero e quindi sostanzialmente vanificare dal punto di vista tecnico le libertà che si volevano rilasciare. Perché? Perché senza la disponibilità del codice sorgente vuol dire che poi non abbiamo la possibilità di farne modifiche e di analizzare il codice sorgente. Ovviamente qua non stiamo parlando, parliamo di risorse educative aperte, quindi più che altro di contenuti non strettamente software, anche se in alcuni casi il software è parte integrante
delle risorse rilasciate per l'attività didattica, però appunto questo esempio ci fa capire come il pubblico dominio, il rilascio in pubblico dominio in alcuni casi può essere addirittura controproducente. Il rilascio in una modalità invece di open license permette all'autore di avere comunque un minimo controllo, comunque un legame, mantenere un legame con la sua opera e poter imporre alcune condizioni, fra cui anche il mantenimento di alcune libertà sulle opere derivate, come vedremo dopo, che è un po' il principio del copyleft, dello share alike, secondo il linguaggio di Creative Commons. Questa è la differenza. In queste due slide vi spiego appunto con uno schema, con un'immagine abbastanza efficace, la differenza tra i due concetti di licenza proprietaria e di licenza invece open. La licenza proprietaria, come abbiamo detto, che tutte le licenze stabiliscono delle libertà e impongono delle condizioni. La differenza è che nella licenza proprietaria le libertà sono molto molto ristrette e prevalgono le condizioni, prevalgono i divieti. Se voi provate a leggere una di quelle licenze che dicevamo prima, delle app, dei cellulari, degli smartphone, oppure provate a leggere la licenza del sistema operativo che avete installato sul vostro PC, che sia Windows o che sia Apple, escludendo ovviamente coloro che illuminati utilizzano sistemi open come Linux e i suoi derivati. Provate a leggere una di quelle licenze e capirete che in realtà sono tutta una serie di divieti piuttosto che una serie di libertà. Le libertà sono molto ristrette, ad esempio posso utilizzare questo software solo su una macchina e solo farne al massimo una copia di backup e via dicendo. E le licenze open invertono questa proporzione. Nelle licenze open sono molti di più i permessi, sono molte di più le libertà concesse rispetto ai divieti imposti. Ok? Quindi già questo ci fa capire più o meno lo spirito diverso con cui si manifestano e si possono utilizzare le licenze open. Questo è l'esempio, appunto, finalmente vedete com'è una licenza Creative Commons. Questa è la licenza Creative Commons, probabilmente una delle più note, attribuzione e condividere allo stesso modo, ovvero nella dizione inglese by attribution share alike, quindi by SA. Perché dico che è una delle più note? Perché è quella utilizzata da Wikipedia, ad esempio. La uso anche io per i miei libri e per questo filmato di oggi, però diciamo il caso d'uso più frequente è quello in cui voi tutti incappate giornalmente, perché tutte le volte che cercate un'informazione su Google e Google vi dà un estratto di Wikipedia o vi rimanda una voce di Wikipedia, lo sta facendo perché gli è consentito da questa licenza, dall'attribuzione condividere allo stesso modo 4.0 International. Poi vabbè, in realtà ci sono varie versioni, Wikipedia utilizza ancora la versione precedente, però il concetto è che tra la 4.0 e 3.0, grosso a livello diciamo di approccio, di effetti generali, non ci sono grandi differenze, però questa è appunto una delle principali licenze. Vedete che adesso i colori forse qua non si percepiscono, dove c'è scritto tu sei libero di, lo sfondo è verde, e dove c'è scritto alle seguenti condizioni lo sfondo è rossiccio. Perché? Perché appunto è lo stesso più o meno diciamo linguaggio grafico che ho utilizzato io in questa mia slide, cioè il verde indica le libertà che vengono concesse agli utilizzatori, il rosso invece indica i divieti o quantomeno le condizioni imposte. Vedete che qua le libertà sono molto ampie perché la licenza dice che sei libero di condividere, ovvero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire in pubblico questo materiale con qualsiasi mezzo formato. E addirittura questa licenza consente anche di modificare, quindi di remixare, trasformare il materiale creativo e basarti su di esso per le altre tue opere. Anche per fini commerciali, perché questa è una di quelle licenze che, come vedremo dopo, consente anche l'utilizzo commerciale. Le condizioni imposte sono solo queste due, cioè devi attribuire, cioè riconoscere una corretta menzione, un'adeguata menzione di paternità all'autore originario e poi devi rilasciare sotto la stessa licenza le eventuali opere derivate. Questo è il famoso appunto copyleft, se fossimo nel linguaggio del software libero, o lo share alike, tradotto stessa licenza o condivide allo stesso modo nel linguaggio di Creative Commons. Cioè se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi utilizzare anche per le tue opere derivate, cioè anche per i contributi che derivano da questa opera, la stessa licenza. Quindi queste libertà si mantengono a cascata sulle derivate e poi sulle derivate delle derivate. Lo spirito dell'open licensing si può riassumere in questo schema che ironicamente io chiamo 50 sfumature di open. In realtà le sfumature non sono proprio 50, sono 6, come vedremo dopo. Però potrebbero essere 50, nel senso che Creative Commons ha deciso di contenere le licenze in questo range, in questo pacchetto di 6 licenze, perché ha reputato e ha considerato che aumentare troppo le sfumature
confondesse gli utenti. Effettivamente è così, cioè avere troppe licenze fa sì che poi gli utilizzatori si disorientino. Quindi Creative Commons ha fatto questa scelta di rimanere su 6 licenze, ma in realtà il diritto d'autore è strutturato per poter graduare il grado di libertà in modo molto molto preciso, quindi potremmo in realtà farne non 6 ma 12 ma 20 ma 50 effettivamente, a seconda di come le libertà prevalgono sulle condizioni, questa sfumatura, cioè diciamo la licenza si trova su una parte o grigia o scura, cioè o grigio chiaro o grigio scura in questo ideale schema, cioè più le condizioni prevalgono e più siamo vicini al mondo del copyright tradizionale, cioè tutti i diritti riservati, più invece le libertà prevalgono e più ci avviciniamo al nessun diritto riservato, ovvero alla situazione simile al public domain, al pubblico dominio. In tutta questa, diciamo, fase intermedia c'è il regime cosiddetto alcuni diritti riservati, che è un po' il motto di Creative Commons, o Some Rights Reserved, che fa un po' il verso appunto a All Rights Reserved del mondo copyright. C'è qualche domanda tutto chiaro su questa parte? Avvocato, guardi, una domanda Sì. proprio che credo possa interessare a chi ci segue e che viene anche a me. Allora, abbiamo detto, per esempio, facciamo un esempio pratico. Questa lezione è distribuita in licenza Creative Commons, giusto? Se un nostro animatore digitale vuole presentarla al collegio dei docenti e vuole quindi riprodurla, magari aggiungendo anche delle altre integrazioni proprie, eccetera. Che cosa dovrebbe fare? Cioè, dovrebbe dire, cari signori, oggi vediamo questa video lezione dell'avvocato Ali Brandi pubblicata sul sito, sulla piattaforma di Wikiscuola e aggiungo queste altre cose, quindi cito la fonte e aggiungo un marchio nel quale io dico sono il professor Pinco Pallino e quindi adesso la licenza è Creative Commons. Cioè, Allora, praticamente, cosa dovrebbe adesso succedere? quando andremo alla fine, nell'ultima slide, anzi, beh, in realtà posso già andare avanti, anche se vi rovino la sorpresa, però nell'ultima slide, eccola, io dico grazie per l'attenzione e segnalo che slide e video di questa nostra video lezione sono rilasciate sotto una licenza attribution, anzi, in realtà prima avevo detto attribution share, in realtà attribution international, cioè ho scelto la licenza più libera, quindi in questo caso voi potete fare tutto quello che volete di questa lezione, a Sì. condizione che citiate la fonte originale, cioè riconosciate che il primo contributore, il primo creatore è stato Simone Aliprandi e che è stata presa dalla piattaforma Wikiscuola. Dal punto di vista, diciamo, da qui in poi siete liberi di fare quello che volete. Se avessi utilizzato una share alike, come avevo ipotizzato prima, la licenza share alike richiede che anche sulle opere derivate venga applicata la stessa licenza. Vuol dire che se un animatore digitale, un insegnante o un altro Sì. divulgatore prende questa nostra lezione e la trasforma per farla diventare qualcos'altro, ad esempio, appunto, aggiunge altre slide oppure ne toglie qualcuna perché ritiene che sia superflua e la sostituisce con qualcos'altro, ne fa un montaggio con altri contributi di altri autori, qualsiasi attività di questo tipo che crea un'opera derivata, cioè un'opera che ha una sua autonomia creativa, ma che comunque è derivata dalla nostra, allora deve mantenere la stessa licenza anche sull'opera derivata. Però appunto l'esempio adesso non vale, nel senso perché la licenza utilizzata per questa video lezione, mi correggo, appunto, è una licenza semplicemente by. Però visto che di opere, pensiamo ad esempio a Wikipedia, l'esempio che abbiamo fatto prima, no? Se io realizzo una dispensa per gli studenti partendo da Wikipedia, Wikipedia richiede che oltre ad essere riconosciuta Wikipedia come fonte originaria, venga rispettata la famosa clausola dello share alike, cioè del condividere lo stesso modo. Ovvero vuol dire che questa dispensa, che io magari ho modificato perché ho aggiunto delle fotografie, ho aggiunto dei contributi fatti dai miei studenti, anche questa dispensa dovrà essere rilasciata sotto la stessa licenza, perché se no sto violando il copyright originario, cioè sto violando la licenza della Wikimedia Foundation, applicata alla Wikimedia Foundation all'opera originaria. Quindi questo è l'esempio classico. Bene, bene, no, mi fa piacere Proseguo, questa quindi adesso vi faccio vedere riflessione, anche le sì, altre adesso prosegue, licenze. ma fa piacere perché credo che sia proprio un caso molto comune, molto frequente, no, Esatto, nell'ambito l'utilizzo scolastico. di Wikipedia a scuola credo che sia abbastanza frequente, e l'utilizzo di Wikipedia per realizzare altri contenuti è Bravo. altrettanto. Io stesso, adesso se andrete avanti a vedere,
Io stesso ho utilizzato qualche contributo da Wikipedia, quindi è abbastanza un classico. Questo schema è tratto, ad esempio, dalla voce di Wikipedia sulle licenze Creative Commons. Allora, le quattro clausole base. Allora, i simbolini che vedete nella prima colonna sono una delle scelte più innovative di Creative Commons, nel senso che le licenze le abbiamo sempre conosciute come dei documenti noiosi e lunghi da leggere, che appunto sono, qualcuno dice che gli avvocati le scrivono così apposta in modo tale che la gente poi non abbia voglia di leggerle, no? Ecco, Creative Commons ha cercato di invertire un po' questa tendenza e di rendere le licenze molto user-friendly anche come documenti. Vedete anche quella che vi ho fatto vedere prima, già si presenta anche graficamente come qualcosa di un pochettino più affrontabile per un essere umano comune e non un avvocato. È ovvio che poi, infatti qua c'è scritto, questa è solamente una versione riassunta, un sommario, human readable, cioè leggibile dall'essere umano. In realtà poi la licenza vera e propria è un documento anch'esso noioso e paroloso, pieno di parole, perché purtroppo il diritto ha i suoi metodi, ha il suo linguaggio. Quindi, però c'è anche la versione, diciamo, leggibile, facilmente leggibile, che è questa. E non solo, la versione leggibile è anche contraddistinta da questi login, quindi si aumenta la facilità di lettura, perché l'utente, grazie a questi login, impara pian piano a riconoscere i vari termini e le varie condizioni della licenza. Ad esempio, il simbolino con l'omino ci rappresenta il by, cioè la causa attribuzione, ovvero devo riconoscere all'autore originario la paternità, la sua attività creativa originaria. Il simbolino col dollaro barrato, c'è anche la versione con l'euro barrato se vi piace di più, ci ricorda ovviamente l'uso non commerciale, cioè l'utente, scusate, l'utente, l'autore, il creatore dell'opera in origine che poi utilizza questa licenza, ci sta dicendo che possiamo farne qualsiasi uso, ma non usi commerciali. E quindi già si crea una distinzione abbastanza rilevante, perché ad esempio questo permette ad alcune case editrici di poter rilasciare comunque opere in un circuito commerciale, mantenendosi l'esclusiva commerciale e consentendo invece gli usi non commerciali liberamente. Poi ci sono queste ultime due, cioè la no, non opere derivate, no derivatives works in inglese, che ha come simbolino l'uguale. Mi sembra che questo sia abbastanza intuitivo, cioè l'autore ci sta dicendo che possiamo riutilizzare l'opera, ma non gradisce che ne vengano fatte modifiche, che quindi non vengano realizzate opere derivate, quindi dobbiamo utilizzarla mantenendola uguale a se stessa. Quindi se io avessi utilizzato questa clausola nella mia licenza, ahimè, nessun animatore digitale avrebbe potuto fare quello che abbiamo detto prima, avrebbero potuto semplicemente prendere questa video lezione e utilizzarla a scuola, proiettarla, farla vedere, ma così, tenendola così com'era. E poi c'è invece la clausola che abbiamo già spiegato abbondantemente prima, lo share alike, che vedete ha come simbolino sembra una sorta di C rovesciata, che è il simbolo appunto del copyleft, nato in ambito informatico, ma è anche, come vedete, una sorta di freccina che torna indietro, no? Quindi effettivamente il senso è quello, cioè lo share alike permette che i diritti che l'autore originario ha concesso vengano in qualche modo restituiti all'autore, ma anche a tutta la community. Perché? Perché mantenendo le stesse libertà anche sulle opere derivate vuol dire che chiunque riutilizzerà quest'opera si troverà ad avere le stesse libertà e a doverle cedere a sua volta agli altri utilizzatori. Quindi è un meccanismo, diciamo, che permette appunto, ad esempio appunto Wikipedia è tale perché in origine è stata utilizzata una licenza con questo tipo di approccio, e quindi tutte le opere, tutte le derivazioni che sono state fatte in Wikipedia a loro volta sono state ridiffuse con la stessa licenza, e quindi in questo modo a cascata si è trasmessa la libertà concessa in origine da Wikipedia. Combinando queste quattro clausole base vengono fuori le sei licenze Creative Commons, cioè quindi sono modulari, praticamente le Creative Commons mette insieme queste clausole e tira fuori le sei licenze, e tra l'altro il nome delle licenze e anche i simbolini sono proprio presi dai nomi delle clausole, quindi vedremo che ad esempio la licenza che abbiamo visto prima si chiama attribuzione perché ha come unica condizione questa qua dell'attribuzione, quella di Wikipedia invece è attribuzione e condividere lo stesso modo perché ha le due caratteristiche. Comunque, combinando queste quattro clausole, vengono fuori le sei licenze Creative Commons che abbiamo in questa slide. Ovvero, le ho messe nell'ordine dalla più libera alla più restrittiva,
Quindi quella in alto, attribuzione, che è quella che abbiamo già visto perché è applicata a questa nostra video lezione, è la più libera perché consente appunto di fare sostanzialmente tutto, ma richiede solamente la citazione dell'attribuzione, quindi la citazione della paternità all'autore originario. Poi c'è l'attribuzione condivide allo stesso modo, che è quella che abbiamo citato come l'esempio di Wikipedia. Poi c'è attribuzione non opere derivate, ovvero l'autore in questo caso invece non gradisce che vengano fatte opere derivate. E poi ci sono le stesse, diciamo, licenze con l'aggiunta della clausola non commerciale, quindi attribuzione non commerciale condivide allo stesso modo, attribuzione non commerciale non opere derivate, che è la più restrittiva, perché si capisce anche dal fatto che semanticamente vedete che nel nome ci sono due clausole negative, ovvero l'autore ci sta in qualche modo mettendo in guardia che non apprezza che vengano fatte opere derivate e soprattutto che non vengano fatte a scopo commerciale, che non vengano fatte utilizzi a scopo commerciale. Qualcuno forse farà notare, soprattutto quelli bravi in matematica, che da una combinazione di quattro elementi non dovrebbero venirne fuori solo sei di risultati, dovrebbero venirne fuori di più, però se ci fate caso ci sono due variabili che vincolano, che diminuiscono il numero delle possibili combinazioni, ovvero la clausola d'attribuzione è presente in tutte le licenze, cioè Creative Commons ha scelto che per vari ragionamenti che adesso non posso spiegarvi, che comunque fosse opportuno mantenere la clausola d'attribuzione in tutte le licenze, quindi già il fatto che ci sia un elemento fisso fa sì che le combinazioni si contengano. E in più, come avrete notato, torno alla slide precedente, due di queste clausole, di queste caratteristiche base, sono incompatibili logicamente tra di loro, ovvero le ultime due, cioè la non opera derivate non può convivere con la condividere allo stesso modo, per una questione logica, cioè una ci sta dicendo non puoi fare opere derivate, l'altra ci sta dicendo se fai opere derivate condividi allo stesso modo, quindi è chiaro che se c'è una non c'è l'altra ed ecco il risultato è che appunto le combinazioni possibili siano solamente queste sei. Anche qua, se è tutto chiaro, procedo. Mi sembra abbastanza, almeno, mi sembra abbastanza chiaro. Cioè, è ovvio che potremmo fare esempi per ciascuna delle licenze, però perderemmo veramente molto tempo. Mi sembra che il concetto sia arrivato. Quindi, Allora, procedo mi così. sembra molto chiara l'esposizione e va benissimo. Ok, quindi vado sulla parte invece più applicativa, perché adesso abbiamo capito quali sono le licenze, ma giustamente la gente si chiede: ma come faccio ad applicarla? Cioè, quando non sono un semplice utente, perché adesso avete visto i vari login e quindi chiunque abbia seguito la lezione fino a questo momento ha quantomeno tutti gli strumenti per comprendere le licenze nel momento in cui le trova su un sito o su un filmato. Non so, vado su Flickr, ad esempio, che è un sito in cui si pubblicano fotografie, e in quel caso, ad esempio, molti fotografi utilizzano licenze Creative Commons e quindi Flickr già ci segnala, mettendo il login con l'omino oppure con la C rovesciata e via dicendo. Adesso tutti coloro che sono arrivati fino a questo momento della lezione non sono più autorizzati a non capire il senso di quei login che compaiono ogni tanto sui blog e sui siti web. Quindi dal punto di vista degli utilizzatori, diciamo dei semplici fruitori delle opere, ormai abbiamo gli strumenti per capire perché ci sono quei login e che significato hanno. Però adesso non so, per tutti coloro che invece non sono solo semplici fruitori, ma diventano anche creativi, diventano una parte attiva del processo, diciamo, di creazione e ridistribuzione dei contenuti, allora queste persone avranno anche l'interesse a capire come applicare, le licenze alle loro opere. Ed ecco la risposta: cioè come si applica la licenza Creative Commons? Anche qua forse avremmo più vita facile se potessimo andare sul sito di Creative Commons a farvi vedere dal vivo, però in realtà è abbastanza chiaro anche da queste slide. Cioè, questo è uno screenshot che ho preso appunto dalla pagina che vedete qua cliccata, creativecommons.org, choose, ovvero la sezione del sito di Creative Commons in cui il sito ci guida alla scelta della licenza. Ovviamente non tutti hanno avuto la fortuna di seguire questa lezione su Wikiscuola e magari non tutti hanno questa dimestichezza nel capire qual è la licenza più appropriata ai loro usi. Allora si va sul sito di Creative Commons e sostanzialmente si risponde a queste due domande che vengono poste dal sito. Adesso nella slide successiva Avvocato? capisce meglio, sì. No, le dico, semmai, proprio per questi passaggi, già avevamo previsto di fare proprio un video tutorial, forse meglio, proprio Ah sì, appositamente per questo certo. passaggio qua. In pochi minuti si spiega quello che lei adesso ci sta indicando.
Esatto, però appunto vi ripeto, quello che troverete sul sito Creative Commons è questo screenshot. Sostanzialmente cosa succede? Rispondendo a queste domande, vedete che le domande sono due. Una ci chiede: consenti che vengano condivisi adattamenti della tua opera e permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali? Ok, quindi se avete eseguito tutta la parte iniziale della lezione, capite perché ci sta facendo queste domande, perché a seconda della risposta lui ci dice qual è la licenza più appropriata. Ovviamente qua non lo possiamo vedere, però se fossimo sul sito Creative Commons, cliccando sì o no, oppure sì, fin tanto che altri condividano allo stesso modo, vedremo che dall'altra parte del riquadro la licenza cambia. Perché? Perché appunto, a seconda della risposta che fornisco, vuol dire che ho una preferenza su una licenza piuttosto che su un'altra. La stessa cosa per la seconda domanda, cioè se io chiedo permetti che la tua opera venga usata per scopi commerciali e rispondo no, vedremo che da questa parte del riquadro mi compare il dollaro barrato o l'euro barrato, perché ho scelto una licenza che non ha la possibilità di utilizzi commerciali. Ok, quindi rispondendo a queste domande, già noi abbiamo, cioè il widget di Creative Commons, torno alla slide precedente, vedete qua sotto, seguendo la freccia, quindi il riquadro in basso a destra, ci dice: hai una pagina web? Se ce l'hai, basta che fai copia e incolla di questo codice, è un codice HTML che viene automaticamente generato dal sito di Creative Commons, che già, diciamo, contiene i metadati della licenza, quindi la licenza viene anche trasformata in una sorta di linguaggio machine readable, cioè leggibile dalle macchine, in modo tale che io posso prendere questo codice, embeddarlo all'interno del footer del mio sito e lui fa comparire questo disclaimer e il login con la licenza. Quindi se siamo nel mondo del web, ciò è abbastanza semplice perché basta seguire questa indicazione. Se siamo fuori dal mondo del web, cioè stiamo pubblicando un libro, un CD, un DVD, quindi nel vecchio mondo, quello ancora dei supporti fisici, dei supporti duri su cui si vadano a scrivere parole di inchiostro su carta, allora basta indicare una dicitura, riportare questa dicitura nel colophon del libro in modo tale che gli utenti che aprono il libro possano in qualche modo risalire al testo della licenza, ad esempio riportando l'URL completo della licenza o magari riportando il testo integrale della licenza, a seconda dei casi. Ok, quindi però tornando al discorso di prima, cioè lo scopo delle licenze Creative Commons che nascono più che altro per il mondo del web è quello anche di taggare correttamente un contenuto sul web. Questo perché? Perché fa sì che poi i motori di ricerca, grazie a questi metadati che ci ha fornito il widget di Creative Commons, possono riconoscere la licenza. Quindi vuol dire che se io sto cercando spostandomi nell'altra ottica, non sono più un creativo che deve pubblicare la sua opera, ma sono un fruitore che sta cercando un'opera con licenza Creative Commons, grazie a questi metadati i motori di ricerca riescono a percepire, a beccare subito la licenza corretta. Ok, ed è quello che succede, infatti in questa slide, nella successiva slide, in cui io faccio la domanda come si trovano opere sotto licenza Creative Commons, rispondo con semplicemente sfruttando i motori di ricerca. Poi Creative Commons ha realizzato un suo motore di ricerca interno, searchcreativecommons.org, che altro non fa che sfruttare la tecnologia di Yahoo e di Google, quindi dei principali motori di ricerca, ma diciamo tarandoli, rendendoli sensibili su quei metadati. Vedete che andando su questa pagina troverete un campo di ricerca che sotto ha queste due spunte, cioè dammi qualcosa, io voglio qualcosa that I want something that I can use for commercial purposes, cioè che io possa utilizzare a scopi commerciali, oppure che io possa modify, adapt and build upon, cioè modificare, adattare e costruirci sopra qualcosa. Ok, quindi se i titolari di diritti, cioè gli autori o gli editori che hanno pubblicato l'opera, hanno lavorato correttamente, quindi hanno utilizzato correttamente quei metadati che vi ho illustrato prima, il motore di ricerca percepisce fin dall'inizio che quel contenuto ha una determinata licenza e quindi ci fornisce solo i contenuti che rispettano le nostre esigenze, le nostre richieste. Quindi, tornando a un esempio concreto, sono un insegnante che deve realizzare ad esempio una video lezione e ho bisogno della musica perché voglio che nella mia video lezione in alcuni passaggi ci sia un sottofondo musicale. Però se questa video lezione verrà poi messa a disposizione sul web secondo alcuni criteri, devo far sì che la musica che utilizzo sia
diciamo, compliant rispetto al diritto d'autore, non vada a violare il diritto d'autore, quindi non basta prendere il primo brano della mia band preferita da un CD che ho in casa e metterlo sotto, perché potrebbe poi andare a creare problemi di copyright. Allora, se so più o meno quali saranno gli utilizzi che verranno fatti questo mio filmato, questa mia video lezione, posso chiedere a Google o a questo motore di ricerca specializzato, Creative Commons, di darmi contenuti che mi permettono, di darmi, scusate, brani musicali, stare specifici, di darmi brani musicali che possono essere utilizzati, ad esempio, per modificare, per farci, che consentano la possibilità di farsi modifiche, adattamenti e build upon, perché, ad esempio, fare un sottofondo musicale su un filmato già è un'attività di derivazione, di modifica dell'opera, quindi devo avere questo diritto. Se passiamo alla slide successiva, vi segnalo che questo lavoro che vi ho già spiegato viene fatto da un motore di ricerca specifico come quello di Creative Commons. In realtà viene fatto anche da un motore di ricerca generico come Google, perché basta andare nella ricerca avanzata di Google, quella che Google ci ha purtroppo nascosto negli ultimi anni, perché se vi ricordate fino a qualche anno fa sotto la pagina classica di Google c'era comunque il tastino ricerca avanzata, adesso è stata nascosta, quindi bisogna andare sulla pagina google.com advanced underscore search e da lì potete andare a vedere appunto la pagina di ricerca avanzata in cui in fondo, nessuno magari l'ha mai notato, però c'è anche la voce diritti di utilizzo, ovvero Google ci permette di diciamo, precisare maggiormente la nostra ricerca, rendere ancora più specifica e precisa la nostra ricerca, tra cui indicare non solo ad esempio la lingua, ad esempio i siti web in cui andare a cercare, escludere alcune parole dalla ricerca, ma ci permette anche di settare questa voce, ovvero diritti di utilizzo. Se noi non tocchiamo nulla e lasciamo la tendina, diciamo così, chiusa, Google cerca i risultati non filtrati in base alla licenza, cioè ci dà tutto quello che ci può dare. Ma se noi apriamo la tendina, vediamo che sotto ci sono quattro opzioni che, guarda caso, più o meno corrispondono a quelle che abbiamo visto prima, le opzioni previste da Creative Commons, ovvero dammi solo risultati utilizzabili o condivisibili liberamente, dammi solo risultati utilizzabili o condivisibili liberamente anche a scopo commerciale, oppure utilizzabili, condivisibili liberamente e anche modificabili liberamente, e poi condivisibili, modificabili liberamente anche a scopo commerciale. Quindi, come vedete, già questo ci permette di, anche qua, il più possibile andare ad un livello chirurgico nella nostra ricerca e avere fin da subito dei risultati che siano in qualche modo selezionati. Comunque invito, visto che Google non è comunque non è comunque il padre eterno, può comunque sbagliare, vi invito a verificare, cioè una volta che Google vi ha fornito una serie di contenuti che rispettano questi vostri criteri diciamo, trovate quello che più vi aggrada, comunque invito a verificare che sotto ci sia effettivamente la licenza, perché a volte magari ci può essere stata una svista da parte di Google o da parte di chi ha caricato i metadati, quindi è comunque buona norma fare un'ulteriore verifica sui termini d'uso andando a leggere la licenza, però già questo diciamo, ci permette di fare buona parte del lavoro attraverso questi strumenti automatici che la rete mette a disposizione. Basta, nel senso che il mio excursus è più o meno finito, cioè ovviamente si può approfondire sempre di più. In generale, se chi volesse avere una visione più ampia del diritto d'autore, c'è un mio videocorso che è online giusto in questi mesi, e poi comunque avremo nuove occasioni, credo, con la Wikiscuola di fare tutorial e altre lezioni. Però penso che più o meno sul discorso dell'open licensing abbiamo dato una panoramica abbastanza ampia e completa con la lezione di oggi. Avvocato, guardi, Sì. sicuramente, perché veramente complimenti, perché mi accorgo quando in realtà svolgo anche direttamente, personalmente, io l'attività di formazione nelle scuole, proprio le domande che si è posto e alle quali ha dato risposta sono veramente le stesse che mi vengono proposte dagli insegnanti mentre ci esercitiamo anche nelle ricerche o nel produrre dei contenuti, ci capita anche di fare appunto delle video lezioni, delle slide o non so, dei prezzi, così come vengono dette adesso, insomma, dei contenuti comunque da pubblicare in rete. Quindi vedo che spesso mi vengono chieste proprio queste cose, ma io come faccio a sapere se quell'opera è sotto diritto? Cosa vuol dire una licenza? Come faccio a produrre magari
dei contenuti sotto licenza e cosa vuol dire. Ecco, proprio, sono proprio le domande di base e mi fa piacere che non solo è stato esposto l'argomento, ma è stato anche indicato il come fare. Quindi credo che sia stato veramente esaustivo questo. Però un paio di domande mi sono venute mentre faceva la spiegazione, e anche un po' curiose perché proprio sulla base dell'esperienza sua del libro tradotto in arabo. Sì. Due domande. La prima, forse la più simpatica, è quella: ma, che tipo di licenza aveva attribuito al suo libro? Se è Ah, anche un allora, commerciale, no? Perché era, sa, no, no, lei. era, no, no, era una CC by SA, era questa qua, quella che, di cui abbiamo parlato, quella di Wikipedia sostanzialmente, perché è quella che normalmente utilizzo per i miei libri e quindi non mi sono preoccupato della questione commerciale, nel senso che in realtà l'ente è un'associazione culturale no profit che fa divulgazione scientifica su questi temi nei paesi arabi e quindi comunque non avrei avuto problemi a consentire il libero utilizzo. Ma poi comunque è stato totalmente nel rispetto della licenza, quindi loro hanno fatto bene a fare la traduzione senza dovermi prima chiedere il permesso. Ogni tanto succede, no, che qualcuno mi scrive: "Ah, ho visto questo tuo articolo, vorrei ripubblicarlo sul nostro sito." Io rispondo: "Ma guarda che non c'è bisogno che mi scrivi l'email perché c'è già la licenza, cioè la licenza è un permesso che io ho già concesso a priori, ok? Quindi se mi scrivi l'email, allora vuol dire che non hai capito il senso delle licenze, nel senso che la Vabbè, licenza forse è una è per questione di scrupolo galateo. maggiore. Sì, no, Certo. a Allora, volte per carità, io volevo in realtà è una questione fare di, una sì, di battuta, maggior ma per scrupolo, carità, va oppure a volte benissimo così. semplicemente Anzi, di è un modo galateo. veramente per diffondere le proprie competenze, le proprie capacità e i propri contenuti, no? Quindi mi sembra veramente interessante questa soluzione, anche questa un po' strategia di promozione anche delle proprie attività, no? In qualche modo. E però l'altra domanda che mi chiedevo era: ma come ho fatto a sapere che è stato tradotto in arabo? No, no, mi hanno scritto loro, mi hanno mandato un tweet. Ah, ecco. Un giorno, cioè, se poi cercate l'articolo, avevo fatto poi l'articolo spiegando un po' la cosa, che mi aveva in effetti preso di sorpresa, nel senso che, infatti, normalmente prima ti scrivono. Invece questi, avendo effettivamente capito qual è il senso del Creative Commons, hanno agito e quando avevano già fatto tutto, cioè il libro era già uscito, era già stato pubblicato con la copertina in arabo, e il mio nome è scritto in arabo, che è divertentissimo, perché poi potete immaginare, cioè io non ho ben chiaro come sia stato scritto, se poi il risultato sia buono, perché non ho minimamente idea di quello che ci sia scritto in questo libro, però mi hanno mandato un tweet, taggandomi come su Twitter, dicendomi: "In 140 caratteri, siamo felici di segnalarti che il tuo libro, Creative Commons, a User Guide," perché loro erano partiti dalla versione inglese, cioè hanno tradotto in arabo la mia versione inglese che ho realizzato io, è stato tradotto in lingua araba da noi, punto, con il link. Io sono andato a vederlo e sono rimasto così basito, perché mai, ripeto, avrei pensato di pubblicare un'opera in arabo. Non era nei miei piani, eppure poi mi sono reso conto che effettivamente hanno reso una mia opera leggibile da potenzialmente 300 milioni di persone, Sì, forse ma anche di più. infatti Cioè, le è così. stime cioè, di quanto sia parlato l'arabo nel mondo sono un po' oscillanti, però cioè, capite che è come se di colpo mi trovasse il mio libro tradotto in cinese, vuol dire che potenzialmente sono 2 miliardi di persone in più al mondo che possono leggere la mia opera. Capite che è Ma una cosa non mettiamo potente. limiti a questo punto, No, quindi infatti, anzi, apriamoci. suggerisco a qualche associazione culturale cinese di farmela più presto la traduzione. Senta, io torno un attimo su questa slide che credo che sia molto molto interessante perché per i nostri insegnanti avere un punto di riferimento dove poter comunque cercare delle risorse in licenza Creative Commons è importantissimo. Tra l'altro nel nostro corso per gli animatori digitali ancora non abbiamo segnalato una risorsa che Wikiscuola mette a disposizione degli insegnanti che si chiama alexandrianet.it ed è appunto un sito dove si possono sia pubblicare ma soprattutto cercare e utilizzare risorse per la scuola proprio create da insegnanti nelle varie licenze che abbiamo visto oggi. Quindi, ma quello sarà un argomento di un'altra Una lezione. cosa Però che avere ecco, questo riferimento generale di una cosa a cui volevo
cioè, che volevo sottolineare, visto che c'è spesso questo equivoco, cioè Creative Commons non realizza un database delle opere, cioè non prendono in deposito le opere, quindi in realtà questo è un semplice motore di ricerca. Cioè il database delle opere Creative Commons in realtà è la rete, Sì. ok? Quindi questo è un motore di ricerca che va a cercare su tutti i siti che in qualche modo pubblicano sotto licenza Creative Commons, fra cui ad esempio Alexandre.net, ma ad esempio Wikipedia, Wikimedia Commons, Flickr, Ja, non so se qualcuno di voi ha la passione della musica, Jamendo, con la J, Jamendo.com è un grande database, una sorta di SoundCloud, dove però tutto ciò che è caricato è sotto licenza open. Cioè per caricare musica lì devi accettare una delle sei licenze Creative Commons. Quindi è un contenuto immenso di musica, a volte anche di altissima qualità, sotto licenza Creative Commons. Poi appunto, ripeto, Flickr per le foto. Ok, quindi Sì. questo No, è un ma sistema di ricerca che va a ripeto, cercare su questi siti tutti i contenuti. già forse in altra lezione abbiamo accennato a questo problema di come a volte si chiede, dice, ma io voglio creare un contenuto, dove prendere le immagini se sono coperte da diritti o le musiche di sottofondo, ecco, quello è un altro passaggio veramente molto molto importante e utilizzato poi dagli stessi insegnanti, ecco, che vogliono cautelarsi per non ledere diritti o incappare in problemi di diritti d'autore e quant'altro. Beh, io la ringrazio nuovamente per questo intervento, per questa lezione che reputo veramente, non dico esaustiva perché è chiaro che sono sintesi di sintesi, però ecco, sicuramente ci ha fornito gli strumenti, gli elementi essenziali per poter essere più consapevoli di come un insegnante può muoversi in rete, cosa utilizzare e soprattutto come farlo. Quindi ecco, nuovamente grazie e speriamo magari in altre collaborazioni perché di argomenti vicini a questo e paralleli sicuramente ce ne sono molti e quindi ci farebbe piacere veramente avere nuovamente un suo contributo. Perfetto, a disposizione sicuramente. Poi, E poi ripeto, mi comunque ecco, aspetto. nella stessa pagina in cui inseriremo questo video ci saranno ulteriori spunti e approfondimenti in rete come sempre facciamo. Quindi io ringrazio lei, Perfetto. ringrazio chi ci ha seguito per questa video lezione e auguro a tutti quanti buon lavoro. Grazie avvocato. Grazie. Arrivederci alla prossima. Arrivederci.